finita. Bene, attenti, perché ora sicuramente qualcuno avrà da dire: allora il numero dei casi nuovi, il numero dei ricoverati in ospedale, tutto finto perché dovete sapere che oggi in qualunque ospedale voi andiate, per qualunque motivo, quindi che abbiate avuto un incidente stradale, che abbiate un infarto, che abbiate un'emorragia, che abbiate un mal di testa che non riuscite a far passare, qualunque sia il motivo per il quale accedete all'ospedale, venite sottoposti a tampone. Se il tampone, con tutti i falsi positivi e i falsi negativi del caso, se il tampone risulta positivo, voi statisticamente diventate un paziente Covid. Quindi se io sono stato schiacciato da un camion, vado in ospedale, mi fanno il tampone e risulto positivo, io sono un paziente Covid, non sono un paziente che è stato schiacciato da un camion. Quindi alla televisione poi dicono: oggi c'è stato un nuovo caso di Covid. Non sono un nuovo caso di Covid, sono stato schiacciato da un camion, è un'altra cosa. Bene, ed è questo quello che viene detto alla televisione e viene pubblicato sui giornali e viene continuamente detto per terrorizzare le persone. Nuovo caso, tot casi nuovi, non è vero assolutamente niente.